Chi c'è peggio dei politici? I cittadini che si lamentano dei politici. Politici che i cittadini stessi hanno votato. C'è male, direi come. Ma poi certe argomentazioni, quando senti i cittadini che sostengono o uno schieramento all'altro, quando attaccano un berlusconiano sul caso Ruby, no? Lui si mette subito in guardia e si ferra 112, micidiale, anche con classe, direi, con ottima proprietà del linguaggio, vero? Dice, voi state a pensare alla vicenda del presidente, almeno il presidente va con le donne. Voi avevate questo politico della regione Lazio, Marrazzo, che andava con le donne che ci avevano il cazzo. Quindi, che è stata discussa? Allora il vostro consigliere che venne colto in flagranza di reato con 3 kg di cocaina e 4 trans, e allora il vostro che aveva 10 kg di cocaina nascosti nei. E i vostri condannati per mafia? E allora i vostri condannati per corruzione? Ma pensate ai vostri. Ecco, sarà politica questa, voglio dire. Io credo di no. Politica, apritelo un dizionario ogni tanto, insomma. Sarebbe l'arte, cazzo, l'arte, di amministrare la cosa pubblica. E che cosa hanno amministrato questi qui in questi 17 anni di Seconda Repubblica? I loro interessi, chiaramente. Basta destra e sinistra che non vogliono più dire niente. Cioè, questi sono dogmi. Ora, destra e sinistra, se chi è che può permettersi di rappresentare oggi la destra o la sinistra all'interno dello Stato? Gasparri rappresenta la destra? La Russa? La Russa non è di destra, la Russa è un fascista. È diversa la questione. Ancora non ci siamo capiti su questo. Se è vero che il comunismo ha prodotto morte, miseria e terrore, non è che il fascismo ha fatto meno. Queste due concezioni in sé, destra e sinistra, sono anche giuste. Sono gli estremi che sono sbagliati. Quando sono estremi, non sono più concezioni, ma sono regimi. Che differenza c'è tra un regime che fucila le persone al muro e un regime che fucila le persone nelle fosse comuni? Che differenza c'è? Ecco. Quindi all'interno dello Stato oggi purtroppo non ci sono più persone che incarnano queste ideologie, mi dispiace, oggi sono diventati dogmi e forse è anche un bene, non si può continuare ad affrontare il presente con le idee di 40 anni fa, queste sono idee che si possono portare nel cuore, ma bisogna rendersi conto che bisogna andare oltre queste dispute tra destra e sinistra che non porteranno mai da nessuna parte. Il referendum del 12 e 13 giugno sarà importante, cazzo, lo è. Anche se hanno tentato di boicottare un po' questa cosa del nucleare, andiamoci comunque, cazzo, andiamoci. Ma poi anche sarà importante la giustizia, basta con questo metodo, insomma, o ti fai processare o ti levi dalle scatole o vai sottoterra, insomma, che sarebbe anche l'ora. E l'acqua pubblica sarà un bene comune, sarà un bene primario. Con lo stesso fervore con il quale ci si reca al referendum, ci si dovrebbe recare alle urne per il voto nazionale. Questo concetto, noi, cari signori, per questo referendum, non andiamo a votare per delle persone, andiamo a votare per delle idee. E questo concetto andrebbe espresso anche al voto nazionale. Non voto solo il personaggio X, voto il personaggio X che sulla giustizia, sull'acqua, sull'amministrazione della cosa pubblica ha delle idee. Quindi voto il personaggio X, non in quanto personaggio X che ci mette una croce, ma in quanto alle idee che esprime e che poi dovrà anche mantenere, chiaramente. Richiediamo uno Stato serio. Cittadino, fatti furbo. Non eleggere persone che poi ti prendono i soldi con i tax e se vai in piazza a dirgli che si stanno comportando male ti fanno prendere pure a bastonate in bocca. Fatti furbo, cittadino italiano. Dai, cazzo. Vota per persone per bene, dobbiamo richiedere uno Stato degno di questo nome. La politica, vi ripeto, non è le trans, le puttane, le intercettazioni, il processo breve e tutte queste cazzate. Uno Stato serio usa ogni mezzo che ha a sua disposizione per combattere la criminalità organizzata. E chi si oppone a questa lotta, spesso e volentieri è in malafede, anche se è un politico. Vi è chiaro questo concetto? Cittadino italiano, fatti più furbo. Lascia andare questa destra e
questa sinistra che ti hanno inguaiato e ti hanno portato al punto che sei oggi, precario, con una prospettiva di vita non troppo serena. Trasformiamo questa nazione in un paese, non voglio dire una superpotenza, ma una nazione degna di essere vissuta. Dai, cazzo! Vediamoci un poco.